l'ottava ed ultima corsa di Palermo, anziani a reclamare guidati dai gentleman sulla distanza del doppio chilometro, favorita al gioco Odette Dasolo numero 10, è il momento dello stacco, stacco che vede emergere lo specialista Mistra che deve controllare l'outsider Passion Wall che viene presa in mano dal suo interprete e cerca posto in corda, ma lungo la corda filtra Master Rock e quindi deve adeguarsi al largo Passion Wall, ma c'è l'errore di Master Rock, prova a rimetterlo di trotto e ci riesce Francesco Paolo Gianguzza, però c'è un agganciamento con Passion Wall e quindi Mistra sfrutta l'occasione per guadagnare margine importante nei confronti dei concorrenti. Il cross fra l'1 di Master Rock e il 5 di Passion Wall ha creato un po' di marasma alle spalle dei due, Mistra ha potuto guadagnare un paio di lunghezze, adesso prende in mano Francesco Paolo Caruso e così il numero 8 di Lavinium si trova in seconda posizione, rinviene Passion Wall di fuori, anche Master Rock si è rifatto sotto ed è terzo in corda precedendo il numero 4 di Mistral dei Fiori, sin qui indenne da errori, mentre dietro Passion Wall rimasta scoperta naviga Odette Dasolo. I cavalli hanno percorso poco più di 800 metri di corsa con Mistra tranquillo battistrada seguita da Lavinium e Master Rock, con Passion Wall per linee esterne seguita da Odette Dasolo, mentre in terza posizione c'è Overpower. L'andatura sembra abbastanza comoda ed infatti il primo chilometro viene percorso attorno all'1,19, quindi si va piuttosto piano, retrocede Passion Wall e così prova Lavinium a farsi strada per linee esterne, serra sotto Master Rock, prova a venire avanti anche Odette Dasolo che scavalca la calante Passion Wall. I cavalli stanno percorrendo la penultima curva, mancano circa 700 metri al traguardo, con Mistra incalzato da Lavinium, poi Master Rock e Odette Dasolo, a seguire Mistral dei Fiori, siamo più o meno ai 600 conclusivi con Francesco Paolo Caruso che prova a risparmiare quel che può con Mistral che ha avuto un percorso comodo nel primo giro, ma adesso deve pedalare perché Lavinium sta pressando ai suoi fianchi, a seguire sempre Master Rock, poi il numero 10 di Odette Dasolo che adesso va via in terza ruota, prova a seguirlo Mistral dei Fiori, più a largo ancora Overpower, quindi il gruppo si compatta notevolmente, cede ormai il Lavinium, Mistra prova a difendersi da Odette Dasolo che sembra però avere delle risorse in più rispetto al cavallo di testa, ma si profila anche Overpower con Santino Giordano che prova a rinverdire gli allori, Odette Dasolo prova a reagire, insiste Overpower, ma Odette Dasolo dà l'impressione di potercela fare e ce la fa Overpower.